Piacere essere qui oggi, dopo tanto tempo, ed è un piacere altrettanto grande sapere che non sarò qui domani, e dopo domani, e dopo domani, no? Perché un conto è venire una volta, no? Un conto è venire regolarmente, no? È la cosa difficile. Dunque, se ho capito bene, ma potrei essere sbagliato, questi sono seminari non di informatica naturalmente, no? Ma anche interdisciplinari, no? Quindi io ho pensato di venire a parlare di un romanzo, no? Che è uscito un paio di anni fa, e che si chiama La solitudine di un vecchio. Come mai parlare di questo romanzo? Anzitutto, come voi sapete, l'autore Paolo Giordano è un ragazzo di Torino, stava a San Mauro, prima l'ho visto perché anch'io stavo a San Mauro, quindi lo conoscevo quando era bambino, diciamo così, ed è un dottorato, adesso addirittura, perché mi invita a finire il dottorato di fisica. Quindi se ci sono dei dottorandi, sappiano che ci sono delle vie regie per scappare dalla condanna che il dottorato vi profila, no? Potete scrivere la sera, no, dei romanzi stranieri, così, no? Che poi in fondo quello è, non bisogna dirsi la verità. Se vi va bene, voi dopo le venderete le mie copie, il dottorato lo finite soltanto in situazione di papà e mamma, o poi vi ritirate, no, a... diciamo che l'infezione, quindi capire, anche perché guadagno molto di più a non farlo. Allora, sì, beh, in realtà è questo. Allora io vi leggerò dei testi del romanzo di Paolo Giordano. In particolare tutti i brani del romanzo, come vedete su una pagina, no, che hanno a che fare con la matematica, no, e con i numeri primi, perché come voi sapete quel titolo non era un titolo che ha dato Paolo Giordano. Lui aveva deciso di chiamare il suo romanzo Dentro e fuori dall'acqua, e sarebbe ancora un dottorato in fisica, no? Sarebbe facendo, no, cercando di fare concorsi, eccetera. Invece qualcuno gli ha scelto un titolo molto migliore, La solitudine. Come va? Ma perché facendo appunto il dottorato, Giordano si era accorto di tutto che, no, cosa che non sempre succede ai fisici, no? Che ci sono anzitutto la matematica, che ci sono i numeri, che ci sono i numeri primi, no? E così via. Ma lui è un ragazzo inglese, non se ne era accorto, pur rimanendo a fisica. E ha scritto questa pagina, no? Sui numeri primi del romanzo. Tra l'altro io non ho nessun interesse, vediamo, no? Se voi abbiate il romanzo non a me in tasca non mi rimetta lui. Però è uscito anche il film recentemente, qualcuno di voi forse l'avrà visto, non so se nel film c'è la citazione di queste poche righe che adesso vi leggo. Questo poi lo conosco purtroppo, come diceva Mozart, no, alla fine del Don Giovanni, no? Allora, attenzione, adesso religioso silenzio per l'unica parte seria che sarà questa lettura, no, di preghiera. I numeri primi sono divisibili soltanto per uno e per se stessi. Restando al loro posto nell'infinita serie di numeri naturali, piazzati come tutti fra due, ma un passo in là rispetto agli altri. Sono numeri sospettosi e contrari, e per questo Mattia li trovava meravigliosi. Sospettava che anche a loro sarebbe piaciuto essere come tutti, solo dei numeri qualunque, ma che per qualche motivo non ne fossero capaci. In un corso del primo anno, della parte autobiografica, Mattia aveva studiato che tra i numeri primi ce ne sono alcuni ancora più speciali. I matematici li chiamano primi gemelli. Sono coppie di numeri primi che stanno vicini, anzi quasi vicini, perché tra di loro c'è sempre un numero pari che gli impedisce di toccarsi per davvero. Numeri come l'11 e il 13, come il 17 e il 19, il 41 e il 43. Mattia pensava che lui e Alice erano così, due primi gemelli, soli e perduti, vicini, ma non abbastanza, per sfiorarsi da sé. Allora questo è tutto ciò che c'è di matematica nel romanzo, no? Ora, basta questo a chiamare La solitudine dei numeri primi del romanzo? Io non lo so, però certo il titolo è interessante, no? Ora, come si fa a giudicare, no? A decidere se i numeri primi sono effettivamente solitari oppure no? Sapete, sono numeri, i numeri anche informatica, no? Sono capiti che sapete che numeri ci sono, no? Ce ne sono tanti, no? Ne enumererò qualcuno, non tutti, perché altrimenti la cosa diventerebbe noiosa e infinita, no? 1, 2, 3, 4, 5, no? Ce ne sono infiniti. Ora, i numeri primi sono una
questo punto possiamo anche non sapere che sono tanti, sono pochi, non sappiamo. Ma se uno isola all'interno dei numeri una famiglia, poca famiglia, no? Di numeri, come quella di numeri, come fa a decidere se questa famiglia è fatta di componenti solitari oppure no? Questo è un bel problema che non credo Giordano sappia risolvere, e tantomeno no, l'editor che gli ha inventato questo esercizio, no? Ma noi intendo dire classe, no? Classe generale, no? Dei matematici, una risposta perlomeno ce l'abbiamo. C'è un modo per giudicare se una famiglia di numeri è fatta di elementi solitari oppure no. Certo, il modo più semplice sarebbe di dire, beh, certo, che la famiglia è una famiglia finita, cioè ci sono soltanto un numero finito di elementi dentro questa famiglia, beh, quelli saranno solitari, certo, in un mondo che ha infiniti abitanti, no, come quello dei numeri naturali, una famiglia finita, no, è fatta di componenti solitari. Però ci interesserebbe, anche perché poi immagino che qualcuno già sappia, no, che i numeri primi sono infiniti, qualcuno lo sapeva. Nemmeno vedo i professori alzano la mano, però qualcuno finge, non tutti, sono sicuro, ma qualcuno finge, no? E allora nel caso che la famiglia sia infinita, no? Uno può decidere se quando la famiglia è infinita i suoi componenti sono solitari oppure no, basta. E no, noi vogliamo andare a vedere un po' più all'interno di queste famiglie per riuscire a distinguere tra loro anche le famiglie di numeri solitari. Ma già vero che non sono più professore, questo mi divertì a farlo quando avevo il potere, ma adesso non posso più rilassare con niente. Cercare di distinguere tra loro, no, anche famiglie infinite, cioè sapere se qualche famiglia infinita di numeri è fatta di componenti che sono più solitari di altre famiglie. Ora, la definizione, diciamo così, che i matematici propongono per valutare la solitudine di una famiglia è molto semplice. Si tratta di prendere tutti gli elementi, sono tutti numeri interi, intendiamo, quindi non c'è niente di trascendentale o di trascendente per dire alla matematica. Si prendono gli elementi di questa famiglia, si fanno gli inversi, che lì si salta di vero, perché naturalmente è un numero personale, si sommano tutti questi inversi e si va a vedere qual è il risultato. Okay? Quindi qui c'è per esempio la famiglia fatta da A con 0, A con 1, A con 2, eccetera. Vogliamo valutare il suo grado di solitudine, se così vogliamo chiamarlo. E allora basta fare 1 su A con 0, più 1 su A con 1, più 1 su A con 2, e così via. La cosa penso sia che la famiglia sia infinita, non importa, no? E se questo risultato è un risultato finito, e magari diverso da quello di un'altra famiglia, si può dire no, che quella famiglia è solitaria oppure no. Perché fare gli inversi? Beh, è ovvio perché se facciamo la somma dei numeri, no? A parte il fatto che non sono sicuro che tutti sappiano quanto vale per esempio questa somma. Somma di 1, 2, 3, 4, 5. Questa è una somma complicata naturalmente da fare. Che però sarebbe l'altro se volete vengo domani, no? Sempre al 3.14, come oggi avete notato che abbiamo cominciato esattamente al 3.14, perché così si fa tra noi matematici, no? Però questa somma per esempio c'è un modo di definirla, no? Perché si possa anche lì, no? I matematici cercano di estendere un po' le limitazioni che di solito hanno, no? E questa somma, come tutti sanno, è uguale a, di nuovo fate pretassi, no? No, qui ci sono i puntini ma vanno fino all'infinito. Hai un piccolo gatto. Ma non lo direi fino a 100 soltanto. Uno, provate a fare, no? Uno più due. Ah, proprio così siamo. Certo, allora forse è meglio che ripeto un momento il contenuto del seminario, che uno più due è un problema. Uno più due più tre, eccetera. Vabbè, vi ho detto qui il risultato, no, che come tutti sanno, meno in dodicesimo, no? E naturalmente tutti ridono, perché credono che io sia cercato. Invece questo è il valore della funzione gamma, naturalmente, no? Certo è un po' strano pensare che la somma di numeri interi viene tutto del numero negativo, no?
poi non solo legge a numero negativo, ma legge a numero fazionale che è più piccolo e più piccolo del nostro piano formale. Ma così succede nella matematica. Chi di voi ha studiato fisica, per esempio, non si sarà accorto che ci sono problemi di rinormalizzazione delle teorie fisiche. La rinormalizzazione si fa così. Quando viene l'infinito che si stanno formando troppi numeri, uno si mette un valore, no? Che è proprio piccolo, no? E l'abbiamo normalizzato. Purtroppo non vi posso raccontare questa storia, che è una storia meravigliosa, tra l'altro, che coinvolge per esempio Ramanujan, no? Il quale si accorse di questa somma quando era piccolino, questo pianista indiano, no? Che aveva un vantaggio naturalmente nei confronti vostri, soprattutto nei dati, e lui vedeva i risultati perché gli diceva la via fare. La via fare, come sapete, no? In India in genere fa vedere la lingua, no? E lui sulla lingua della via fare riusciva a vedere i risultati. In particolare riuscì a vedere questo, che è una famosa lettera della Ramanujan scritta a Hardy all'inizio del Novecento, lui fa l'India, una madrassa, anche perché la Piazzale appare lì, così come la Madonna appare qua, ovviamente no, ognuno ha il suo esse, no? Diciamo così, no? Il suo monopolio, no? Dice, ma la Madonna che appare a madrassa, e d'altra parte non credo che nessuna pastorella o all'urdo la faccia l'abbia mai visto, la Piazzale che gli appare con la lingua e dice meno un dodicesimo, no? Vabbè. E diceva però, lui scrisse questa lettera famosa a Hardy all'inizio del Novecento, al primo college famoso, no? Di Cambridge, e il professore che la ricevette dice, un po' indiano, no? Che dice, fa queste cose così. E gli scrisse, no? Ci sono naturalmente gli altri, dice, guardi, lei sarà una persona anche brillante, però studi un pochettino più, no? Perché naturalmente no? È imbarazzante. Invece Hardy, quando ricevette la lettera, capì. Quello stava succedendo e insomma la storia è lunga, la Madonna andò in Inghilterra, morì, perché in Inghilterra uno che arriva alla riga naturalmente non resiste a lungo, no? Per il freddo, la nebbia, ma comunque questa è un'altra storia che non vi racconto oggi, no? Allora, ritorniamo qua, dicevo, il motivo per cui non si sommano i numeri, bensì i loro inversi, è perché se uno non era Madonna, no? Questa somma gli viene sempre infinita. E allora abbiamo appunto di prima, ma noi vogliamo cercare di distinguere fra loro famiglie infinite di numeri, ok? Allora facendo questo, può darsi, dico può darsi, che si riesca. Perché dico può darsi? Ma perché anzitutto c'è un primo problema, no? Cioè se per caso noi facciamo l'analogo di questa somma qui, però al contrario, no? Cioè, invece di sommare i numeri, sommiamo gli inversi, ok? Quindi facciamo così. Credo che questo funziona ancora perché evidentemente sono l'unico, l'ultimo che l'ha usato, perché naturalmente voi non sapete nemmeno più come tirar su il sipario, no? Allora, se facciamo questa somma, se uno più un mezzo, più un terzo, più un quarto, no? E così via. Se questa somma viene finita, no? Allora è chiaro che non c'è modo di distinguere tra le cose, no? Quindi bisogna vedere se ci sono situazioni estreme, questa è la più estrema di tutte, ci mettiamo tutti i numeri dentro, vediamo qual è il grado di solitudine dei numeri e vediamo cosa succede. Allora, adesso qui si tratta di fare un conto. Ora quanto viene questo? Non mi dite meno un 12, non è sbagliato, voi direte, adesso mi sono il contrario, non sarà più 12, noi naturalmente qualcuno prova a fare così, ma non è così. Allora c'è qualcuno che senza averlo visto prima, perché siamo tutti capaci di mettere dentro, no, e non l'ho visto prima, ti riparlo. Ma c'è qualche appunto piccolo slider che vede supermarket. Allora vediamo un pochettino, questa è una cosa interessante, perché anzitutto questa si chiama la serie armonica, tra l'altro, nel caso che qualcuno l'abbia sentita raccontare in altri corsi. No? È una serie armonica nel senso che queste qui sono le armoniche proprio delle corde che vibrano, no? Voi sapete che quando voi prendete una corda e la fate vibrare, no? Quella che per esempio una corda di violino o una corda di chitarra fa un suono, no? Se voi la dividete a metà questa corda e la fate vibrare, no? Il suono è lo stesso, è un miracolo naturalmente, non di veri miracoli, no? Il suono è lo stesso ma un'ottava più alto, no? Questo è quello che ho scoperto in Italia naturalmente andando a passeggio per le strade di Crotone. Se voi fate un terzo, un quarto, eccetera, naturalmente avete, no? Quelle che si chiamano le armoniche del suono principale. E questa serie si chiama serie armonica perché in qualche modo mette insieme, no, tutte le armoniche. Ora, quanto vale questo, questa serie? Anzitutto notate una cosa, perché senza questa osservazione non avrebbe nemmeno senso parlare. È chiaro che se questi numeri, che sono piccolini, ma a un certo punto avessero un limite, no? E sotto quel limite non scendessero mai. Ebbene, a forza di sommare, no, questo
tendono a zero, come dicono i matematici. E allora non è così ovvio che man mano le nuvole diventano più, noi continuiamo ad aggiungere. Però aggiungere può darsi che si aggiunge sempre meno, perché a un certo punto non si riesce più ad andare. E invece, nel 6-700, si scoprì, anzi in realtà questo lo si scoprì nel 300, ma solo in seguito si venne a sapere che l'avevano già fatto gli scolastici. E questo effettivamente è il finito della somma, l'inverso di tutti i numeri interi è infinito. Ah, mi accorgo che non ho un orologio, anche questo mi impedisce, ma quanto c'è più? Quanto? 2 ore? No, non lo vedo qua, è piccolino ma 3 minuti. Sempre che sincronizziamo gli orologi come nella relatività. Sì, sono le 3 minuti? No, io ho detto 2 ore, ma aspettavo, volevo avere richiesto di mi rassicurasse sul fatto che questo è il primo risultato, cioè i numeri interi tutti insieme non sono solitari, anche perché sono tutti così piccoli. Però come si fa a vedere che effettivamente questa serie, come dice il matematico, diverge, cioè che la sua somma è uguale a 2? Beh, ci vuole parecchio tempo, perché questo fu un problema su cui si scannarono parecchie persone, in quel tempo i fratelli Bernoulli, che erano una famiglia niente a parte solitaria, perché c'erano un sacco di matematici che si chiamavano così e li ritrovate in tutte le branche del sapere, dalla fluidodinamica, dinamica, famoso teorema di Bernoulli, no? Uno non si quale Bernoulli, però uno dei famosi teoremi di Bernoulli. Quindi non è così banale che la cosa vada all'infinito, però se uno si sente un momento, e come sempre succede, qua si perde la cosa. Se uno si pensa, aggiungo alcuni termini solo per vedere che cosa succede. 5, 6, 7, 8, di ordine di media, no? Credo. Questo è un mezzo, no? E fin qui lo si vede a 8. Se guardate questo però, qui c'è un terzo e un quarto, no? Fate la figura, no? Come si fa a fare la figura di un terzo? Beh, anzitutto questo è un terzo, no? E questo invece è un quarto, no? E vi accorgete anche a occhio, no? Che un terzo è maggiore di un quarto, no? Quindi qui c'è di più che 2/4, perché un quarto più qualche cosa è maggiore di un quarto. Ora 2/4 quanto sono? Un mezzo, no? Quindi questo è maggiore di un mezzo. Ora qui cosa succede? Qui è la stessa cosa, no? Perché qui c'è un ottavo, ma un settimo maggiore di un ottavo, un settimo maggiore di un settimo, un quinto maggiore di un settimo. Quindi qui ci sono almeno 4 ottavi, e dunque almeno un mezzo, no? E poiché qui si può continuare a prendere pezzi sempre più lunghi, qui ne abbiamo preso uno solo di componenti, qui ne abbiamo preso 2, qui 4, adesso potete immaginare, il prossimo pezzo ne prendiamo 8, poi 16, eccetera, ma ciascuno di quei pezzi porta come contributo almeno un mezzo. Poiché di questi pezzi via via più lunghi, no? Però ce ne sono infiniti, allora la somma finale è infinita. Questo è il risultato. Allora sappiamo che da una parte, se sommiamo gli inversi di tutti i numeri, otteniamo qualcosa che è infinito. Va bene? Questa è la prima cosa. Se però adesso abbiamo scoperto, no? Che almeno in un caso una somma di numeri che diventano sempre più piccoli può andare all'infinito. Se però fosse sempre così, se tutte le somme fossero infinite, allora di nuovo non ci servirebbe a nulla, perché non potremmo distinguere tra loro valori diversi. Quindi dobbiamo trovare un esempio al contrario in qualche modo, cioè qualche cosa che è una famiglia, più piccola ovviamente di tutti i numeri interi, che però abbia come somma degli inversi dei suoi membri qualche cosa che sia finita. Qui probabilmente ne conoscete parecchio, la più ovvia, visto che abbiamo qui una figura, no? È quella che consiste semplicemente nel prendere la porta, poi dividere a metà, questa metà, poi dividere a metà la metà, questo è un quarto, poi a metà la metà della metà, e questo è un ottavo, no? E così via. E poiché stiamo dividendo una porta, ogni volta prendiamo un pezzo più piccolo, no? E ci avviciniamo sempre più all'intera porta, questa è la dimostrazione. No, formale, no? Che un computer potrebbe capire del fatto che un mezzo
più un quarto, più un ottavo, eccetera, cioè 2, 2 al quadrato, 2 al cubo, no? E così via. Questo fa 1. Adesso finalmente abbiamo due eventi opposti, una famiglia di tutti i numeri interi, di cui la somma degli inversi dà infinito. E una famiglia, le potenze di 2, 2 alla n, no? In cui invece la somma degli inversi da 1. Tanto per cominciare, questa famiglia è solitaria rispetto a quella degli numeri interi, no? Quindi se uno non sapesse abbastanza, no, come Paolo Giordano, il romanzo poteva perlomeno chiamarla la solitudine delle potenze di 2. Ora, non sono sicuro, no, che il successo sarebbe stato uguale, no? Però il problema è, vogliamo sapere se ha senso chiamarlo la solitudine dei numeri primi, cioè la famiglia dei numeri primi è come questa qui o come questa qua, perché se è così è poco solitaria, no? Se è così è molto solitaria. Ora voi mi scuserete naturalmente, no, se non vi faccio tutte le dimostrazioni, per due motivi. Primo, non c'è tempo, no? E secondo, non ve le do, no? Ma naturalmente questo i professori non lo dicono mai, solo quando sono in pensiero possono contestare, no? Il fatto che non me la ricordo, non l'ho capita, tra l'altro, ed è ancora peggio, perché uno fa un pezzo e poi dice perché? Così, no? È successo un sacco di volte. Però la cosa interessante, che fu dimostrata nel 700 da Eulero, questo era uno che vedeva lontano, come si dice, anche se questa è un'espressione poco gentile nei confronti di un signore che era cheto, no? Però vedeva lontano con l'occhio della mente, no? E Eulero dimostrò una cosa interessante, no? Che effettivamente se uno prende la somma degli inversi dei numeri primi, cioè che è la nostra misura, cioè 1, forse uno non so se ci sono finiti, quello era l'intuizione, un mezzo più un terzo, più un quarto del primo, no? Un quinto, un settimo, eccetera. Questo, ah, adesso dove sta? Beh, il 1 di teorema di Eulero è che purtroppo, per Giordano perlomeno, questo viene infinito. Cioè i numeri primi non sono affatto solitari, questo è il problema, no? Bisogna cambiare il titolo, non bisogna dirglielo, no? Togliere dal mercato tutte le... tutte le coppie, no? E cambia mettere la facchetta per la piana volta, no? Ma non è finita naturalmente, no? E questa dimostrazione non ve la do perché effettivamente non è tanto semplice, no? Però c'è un tipo di dimostrazione che mi ha insegnato la professoressa Rossi quando io ho seguito un corso molti anni fa, lo ricorderai, per motivi sentimentali, ma voi non crediate che sia di tanto vuoi toccare per motivi sentimentali, no, è un motivo sentimentale diverso. Io andavo a lezione perché ci andava anche qualche altro, no? E però stavo a sentire quella che diceva Robby, no? Che mi distraeva, no? E allora ricordo, no, che un giorno, te lo ricordo io, che sia per coloro che hanno fatto l'anda calcolo, no? Stava calcolando l'interpretazione del fattoriale, no? Che è una funzione, no, che prende molto velocemente, che parte lo 0 vale 1, lo 0 vale 1, lo 0 vale 2, funzione molto interessante, poi però cominciano, si moltiplicano tra di loro. E allora per la prima ora di lezione, no, fece vedere che l'interpretazione del fattoriale dello 0 faceva 1, no? Vabbè, questo è il primo passo, no? Poi dice intervallo. Allora noi andiamo in intervallo, no? Si fa quello che si fa finalmente, no? Dice, oh, basta, finita la lezione, no? Possiamo fare così. Poi ritorniamo dopo l'intervallo, no? Altra ora di lezione, no? Fattoriale di 1, no? Viene 1, quindi fattoriale di 0 viene 1, fattoriale di 1 viene 1, vedete, è il fattoriale, no? Naturalmente. E qui la stessa cosa, no? Perché se voi prendete il primo milione di numeri primi, quello potete farlo anche a mano, no? Vi prendete il primo milione di numeri primi, fate la somma degli inversi di questi numeri primi, ottenete 3, no? E vedete che quindi vanno infinite, no? Questo è il tipo di dimostrazione. Però volendo fare invece una dimostrazione più rigorosa, no? Sarebbe più lungo, no? Quindi. Però teniamo solamente, perché quindi questo non ci piace tanto, no? Certamente, no, come ho detto prima, le potenze di 2 sono più solitarie. Ora ci sono però, anzitutto dovrei dirvi qual è in che modo Eulero si è messo a pensare a queste cose. Non so se posso permettermi di fare queste rivelazioni, perché
è uno dei momenti più interessanti, diciamo, della matematica del Settecento, quando arrivano veramente delle idee nuove, no? E Eulero parte praticamente da quella prima teoria che stava sopra, no? La teoria armonica, che è l'inverso dei numeri interi, no? E fa uno strano collegamento con i numeri primi, no? E quello che lui vuole dimostrare, perlomeno una delle cose che intendono da questa dimostrazione, è il teorema contestato prima, però non abbiamo ancora dimostrato. E se qualcuno di voi sostiene, mi conosce, il teorema, esistono infiniti numeri primi. Ora, prima di andare avanti, naturalmente tutti si conoscono, non lo dico, ma quale dimostrazione avete in mente oggi, generosamente, no? Sul fatto che esistono infiniti numeri primi? Ecco, quello mi sembra un'occhia. Vedo che siamo informati. C'è una dimostrazione ovviamente classica, no? Che è la dimostrazione che dice Eulero, pardon, di Euclide, attenzione, non confondere come appena fatto con Euclide. Euclide è venuto molto prima, naturalmente, no? Scritto quel famoso libro di Eulero in matematica verso il 300 prima della nostra era, no? E lui ha fatto vedere semplicemente che se voi prendete un certo numero di numeri primi, no? Potete sempre trovarne uno che è più grande. Ora ve la dico soltanto così a occhio, perché intanto molti di voi l'avranno visto. Se avete una serie di numeri primi, li moltiplicate tra di loro, no? E poi aggiungete uno. Perché aggiungere uno? Beh, perché questo fa sì che quel numero che ottenete non abbia nessun divisore comune con quelli lì. Allora, poiché non ha nessun divisore comune con quelli, no? O è primo e quindi più grande, oppure ha degli altri divisori che però non sono nessuno di quelli, no? E quindi ci deve essere un divisore maggiore. Questa è la dimostrazione classica che hanno scoperto i greci, considerato uno dei geni della matematica, no? Ma è un vero, ne sente una molto diversa. E uno potrebbe dire dentro di sé, ma sì, se quella lì va così bene, no? Tra l'altro dal punto di vista della costruttività, no? È una dimostrazione costruttiva, da addirittura il limite oltre il quale si trova il prossimo numero primo, perché trovarne altri? I matematici cercano sempre di dire, perché non sempre riesce a trovare dimostrazioni del teorema nuovo, no? Non ho trovato un teorema nuovo, ma l'ho dimostrato direttamente. Però a volte queste dimostrazioni qui effettivamente sono interessanti. Supponiamo che ci sia, diciamo per grado, che ci sia un unico, ok? Solo uno. Quindi per assurdo, no? Per assurdo, supponiamo che sia, cioè, io ho l'abitudine di scrivere la lama, vedo che nessuno prende appunti, ma comunque evidentemente ormai avete imparato le tecniche di memorizzazione, supponiamo che ci sia un unico numero primo. Chiamiamolo P. Ora, come sono fatti i numeri? Beh, abbiamo citato il primo, perché sono tutti i numeri che possono che comporre i fattori primi, no? Non solo, lo si può fare in un unico modo, a parte loro, no? C'è un'unica decomposizione dei fattori primi, no? E allora, se c'è un unico numero primo, poiché tutti i numeri devono essere decomposti in fattori primi, ma se c'è solo quel fattore è l'unica cosa che può cambiare nel numero degli esponenti, no? Se i numeri, se c'è un unico numero primo, allora i numeri interi sono. Anzitutto c'è uno, ovviamente, no? Poi c'è pi, quello è, no? Poi ci sarà pi al quadrato, pi al cubo, e così via. Ora, questo è interessante, no? Perché anzitutto ci dà una descrizione completa di come sono i numeri primi, certo è la dimostrazione per assurdo, quindi non è che sia così via, però se fosse un unico fattore primo, questi sarebbero tutti. Adesso facciamo, andiamo a vedere quanto è solitaria questa famiglia all'interno dei numeri interi. Facciamo la somma degli inversi. 1 più 1 più pi più 1 più pi al quadrato più 1 più pi al cubo e così via. Ora, questa è una famiglia molto semplice, no? Perché ogni numero della famiglia a parte 1, no? Si ottiene dal precedente moltiplicando per 1 più pi, no? Quindi è quella che si chiama una progressione, no? Geometriche. Le progressioni geometriche hanno tutte una somma finita, no? O meglio, si possono
diciamo qui, come si fa a calcolare la somma di una progressione geometrica fatta così, 1 più a più al quadrato più eccetera, all'infinito. Vogliamo che la somma sia questa, somma. Ecco. Come si fa a calcolare questo? Beh, il trucco, no, che viene in mente è di dire, questo è interessante, perché sono tutti uguali, no, i numeri, eccetto per il fatto che c'è il fattore a, no? E noi proviamo a moltiplicare questa somma per a. Cosa succede? Beh, a diventa, 1 diventa a diventa a quadrato diventa al cubo, no? E così via, no? E adesso se sottraiamo, no? Facciamo la sottrazione, qui viene f meno a per f, cioè f per 1 meno a, no? Qui cosa viene? 1, a meno a, al quadrato meno al quadrato, al cubo meno al quadrato, e tutto va via, no? E alla fine questo viene 1. Allora la somma di cose di questo genere è una somma fatta con 1 meno 1 più 1 meno 1. E questa allora, se è fatta nello stesso modo, solo che c'è 1 su p, la somma è 1 su 1 meno 1 più. O se volete, se importate così, noi viene un termine. Ah, questo è interessante, se c'è un unico numero primo, la somma degli inversi di tutti i numeri viene questo, che però è finito. Ma prima abbiamo dimostrato che invece è infinita quella somma, quindi non può essere finito numero questo. È un modo un po' contorto di arrivare, no? Naturalmente. Allora ce ne saranno almeno due. Cosa succede? Ah, qui diventa interessante la cosa. Perché facciamo finta che ce ne siano due. Cioè, vedete come stranamente no, si ragiona a volte in matematica in maniera tortuosa, e il motivo per cui vi sto facendo vedere questo in modo tale è perché poi subito vedremo la conseguenza. Supponiamo che ne siano due. Per esempio uno ce l'abbiamo e l'altro lo chiamiamo qui. Ah, stavolta è un po' più complicato, no? Perché allora i numeri si possono decomporre in fattori primi. Però di fattori primi ce ne sono due. E qui può darsi che ce ne sia uno solo, può darsi che ce ne sia solo l'altro, può darsi che siano combinati insieme, no? Quindi i numeri, mentre prima tutti i numeri erano semplicemente del tipo p elevato ad n, no? Cioè n poteva anche essere 0, quindi veniva fuori 1, qui è un po' più complicato perché i numeri sono fatti così, p elevato ad n, q elevato ad n, e bisogna fare la somma di tutte queste possibili combinazioni, sembrerebbe una cosa abbastanza complicata, no? Ma invece, ed è qui che arriva l'unica idea, diciamo, di questa dimostrazione, però un'idea geniale, l'idea di Eulero, no, è che se noi prendiamo quella che è 1 più 1 su p più 1 su p al quadrato, eccetera, e la moltiplichiamo per la serie analoga con q, 1 più 1 su q più 1 su al quadrato, eccetera, e qui abbiamo soltanto i numeri che si compongono di q. Qui sono quelli che si compongono di q, ma se noi facciamo il prodotto di queste somme infinite, cosa bisogna fare? Cioè, bisogna fare tutti i possibili prodotti incrociati, no? Quindi uno per questi vengono fuori tutti questi. Poi uno su p per questi viene fuori, uno su p per q, uno su p per q2, eccetera, no? Poi p2, no? E così via. Cioè alla fine qui effettivamente abbiamo la somma di tutti questi numeri qua. Se la divisi praticamente, no? È come quando uno ha un tappeto e ne tira fuori il filo, no? L'uno è il filo della P, l'altro è il filo della P. Però questo sappiamo che è finito, no? Perché la sua somma è P di meno 1. Questo anche è finito, Q per Q meno 1, il prodotto è finito. Dunque non posso essere questo con il no? E a questo punto abbiamo capito che vale per qualunque numero finito di diventa. Se la somma degli inversi degli interi è infinita, non è possibile che ci siano solo il numero finito di numeri. Cosa abbiamo fatto per attenzione? Perché questa qui è, adesso, no? Un modo diverso semplicemente di dire. Quando facciamo 1 più un mezzo più un terzo, eccetera, questa è la somma infinita. Questa somma infinita è uguale a il prodotto di 1, mettiamo il primo numero primo, no? Un mezzo, 2 al quadrato, 2 al cubo, eccetera. Poi il secondo numero primo, 1 più il terzo,
eccetera. Poi il terzo numero primo, che è 5 e così via, ma se trasformiamo una somma infinita in un prodotto infinito. E questo vuol dire che le operazioni cominciano a confondersi tra di loro, no? Prima c'è una somma, poi adesso c'è un prodotto, in tutti e due i casi infiniti. Quando si viene all'infinito, queste cose non hanno più differenze, cioè si confondono tra di loro somme e prodotti. E tra l'altro, questo, l'ho scritto in questo modo, così, è quello che di solito viene scritto in una maniera un po' più compatta, dicendo facciamo la somma degli inversi dei numeri interi, e questo è uguale al prodotto di P, P meno 1, dove P è primo. Cioè la somma era una somma, ma su tutti i numeri interi. Questo è un prodotto, però soltanto sui numeri. Questo è l'inizio di quello che si chiama la teoria analitica dei numeri. Se voi al posto di queste cose qui ci mettete degli esponenti qui, ecco, no? Questo è quello che si chiama la funzione zeta di Riemann. E di qui, quando uno ha la funzione zeta di Riemann, a sapere per esempio quali sono gli zeri della funzione di Riemann, è la famosa ipotesi di Riemann, che sono tutti qui, che è il più importante problema aperto della matematica moderna. Allora vedete che qua vuol dire che qualche cosa forse c'è, però abbiamo scoperto anche che i numeri primi sono infiniti, che però la loro famiglia non è così solitaria all'interno di quella, dei numeri interi. E quindi che il sito romanzo Giordano, tra l'altro, per l'appunto è sbagliato, no? Ora, quanto tempo ho, non naturalmente nel senso brutto dell'espressione, che non si conosce mai la risposta, no? Ma, insomma, non è piacevole, bensì soltanto per la conferenza. Ancora qualche minuto, no? Almeno. Allora, tutti gli interi abbiamo visto che sono poco solitari perché la somma degli inversi è infinita. Qui ci abbiamo messo le potenze di 2, e abbiamo visto che la somma degli inversi è finita e viene 1. I numeri primi stanno qua su, no? Perché quel teorema che non ho dimostrato, no? Tutti i primi, anche loro, no? La somma degli inversi è infinita, quindi i primi non sono solitari. Cos'altro c'è qui? Quali sono le famiglie veramente solitarie di numeri, a parte della linea delle potenze di 2? Beh, il solito è un euro, con un trucco analogo a questo qui, ma con altri giochi di prestigio, perché quello era uno che faceva queste cose, si è accorto, e questa è una cosa interessante, che se prendiamo i quadrati, i numeri quadrati, che sono 1, no? Poi 4, no? Quadrato di 2, 9, poi quadrato di 3, poi 13, 9, 13, la somma degli inversi dei quadrati, cioè la somma di 1 su n al quadrato, questa era la somma di 1 su n, questa è finita, quindi detto questa era la somma di 1 su 2 alla n. Questa è una somma finita. E qualcuno di voi ha un'idea di cosa potrebbe venire? Perché lo sai, non puoi averla l'idea, non mi dico. Ah, bravo, tu sei visto, sì. Ti piace la cioccolata, quindi vai ogni tanto lì. Questo è un altro famoso problema per l'appunto, no, che è rimasto aperto sempre nel 1700, quando ancora non si capiva bene, no, queste cose qui, e effettivamente, no, è un vero risolto questo problema che era rimasto aperto, no, per tanto tempo. Naturalmente i Bernoulli, ai quali oggi la famiglia, non solitaria i Bernoulli, che era la famiglia svizzera, per questo si chiama problema di famiglia. Questo però è difficile che uno riesca a intuire quale può essere la somma degli inversi dei quadrati, perché non si vede nessun motivo per cui sia così. Ma una cosa è il greco al quadrato di 6, no? Uno dice, ma come mai? Non può essere una cosa del genere. Ora, se volete, in 3 minuti vi do un'idea della dimostrazione, però dall'idea della dimostrazione, no, alla dimostrazione veramente, no? Si passa ovviamente l'esame, no? Di questo. Però l'idea, di nuovo, è molto semplice, no? Ed è un'idea che è il motivo per cui poi Eulero ci è arrivato, la cosa sarebbe complicata ovviamente, i processi mentali, diciamo così, no?
sono complessi. Ma l'idea di un euro più questa, no? Di dire, ma noi stiamo facendo analisi adesso, no? Non nel senso che molti la psicanalisi naturalmente è molto di moda, no? Ma lui la faceva in un altro modo l'analisi, no? L'analisi interdisciplinare. Sappiamo che possiamo scrivere anche le funzioni come queste, no? Funzioni trigonometriche come serie, no? E in particolare il seno si può scrivere così, x meno x al cubo diviso 3 fattoriale più x alla quinta diviso 5 fattoriale meno e così via, no? Se si alternano segni più e meno e ci sono solo gli esponenti dispari. Perché? Beh, perché questi sono metà della storia, no? L'altra metà è il coseno dove ci sono gli esponenti pari, ma questo è il coseno, no? Per forza annullano, perché? Perché seno al quadrato di coseno al quadrato era 1, no? Quindi si può immaginare. Ora, se voi dividete per x, no? Cosa otterrete qui? 1 meno x al quadrato questa volta, 3 fattoriale, quindi x alla quarta, 4 fattoriale, così. No, dividiamo per x, no? E così. Credevo di aver detto, oh, invece no, non metà. Poi sono lì terribili, però pum, ma io lo faccio a posto così, no? Per dare una soddisfazione. Ora questo che cos'è sulla destra? E qui di nuovo è vero, no, si dimostra un vero gioco di destra. Sulla destra c'è un polinomio, no? Per questo numero, vabbè, coefficienti razionali, è un polinomio, no? Di cui ci sono potenti di lì, no? Però un polinomio infinito. Ora, il polinomio infinito non si capisce, ma è vero, è questa idea, no? I polinomi di lì sono uguali a quelli finiti. Quando abbiamo un polinomio finito, cosa facciamo noi? Beh, in genere lo possiamo decomporre, no? Nelle, rispetto alle sue radici, no? Voi sapete che se prendete per esempio un po', se avete un polinomio le cui radici sono 2, 3, 4, 5, no? Qual è il polinomio che vi corrisponde? Beh, potete andare al contrario, no? Fate x meno 2, x meno 3, no? Questo è un polinomio che ha come radici, no? 2 e 3. Uguale a 0, uno dei due deve essere 0, no? E poi due, no? E se non vi piace questo, no? Voi potete dividere per esempio qui per 2, no? Pardon, potete dividere per x, no? E viene 1 meno 2 su x, no? Qui viene 1 meno 3 su x, no? E così via, questa è un'altra forma, perché poi intanto quando fate uguale a 0, non quello che si copre sopra non si può. Vedete, no, che qui ci sono, dipende da come sono messi, qui ci sono le radici, no? Questa è la radice, no? E tutti questi polinomi sono sempre uguali, 1 meno x, qualcosa diviso per x, ok? Allora l'idea di un euro fu, allora andiamo a vedere quali sono le radici di quel polinomio, di un polinomio infinito, facciamo finta che sia finito, no? Ora noi sappiamo che quel polinomio è uguale a seno di x di x, no? E quando è che il seno x non può essere uguale a 0, perché altrimenti no, non sarebbe definito, no? Quindi a parte lo 0, quando è che quel polinomio si annulla? Quando il seno di x è uguale a 0, no? Cioè x greco, 2x greco, 4x greco, e così via. E allora giocando su questa x greco salta fuori per quello, no? Se lui compone quel polinomio in fattori usando le soluzioni, le radici di quel polinomio, le mette insieme e poi va a vedere i coefficienti, e si accorge che i coefficienti della x sono esattamente le somme degli inversi dei quadrati. Allora, no, questa è un po' l'idea, no? Naturalmente chi poi vuole, no? Oppure può chiedere, no? Dei dettagli. Ma questo è interessante, però, anche tutto quanto viene pi greco diviso 6, facciamolo a colpo, sapete che pi greco al quadrato è circa 10, no? Perché una delle approssimazioni di pi greco è proprio la di pi. Quindi 10 diviso 6, 1 diviso 5, 1 diviso 6. Questa è una misura, no? Circa della solitudine dei numeri quadrati. E questi sono veramente numeri quadrati. Ma Giordano è lì che scalpita, no? Perché dice, ma non posso dire chiamarlo, no? È meglio che potenza di 2, va bene, no? Però pur sempre chiamare la solitudine dei numeri quadrati non funziona. Ora, se vi ricordate l'ultima frase della sua citazione, lui dice, a chi aveva studiato, che tra i numeri primi ce ne sono alcuni ancora più speciali, i matematici li chiamano primi gemelli, no? Sono quelli per l'appunto, no, che sono alla minima distanza possibile, no? Perché è chiaro che non può essere il successore, perché è stato un numero, no? Uno dei due tra lui e il successore, no, è pari.
però il meno che si può avere come distanza è 2, no? E ci sono tante coppie di numeri primi che sono gemelli in questo senso, 3 e 15, 5 e 7, 15 e 13, non è così via. Insomma, ci sono infiniti numeri primi, ma quanti sono i numeri primi gemelli o le coppie di numeri primi gemelli? Quanti? Naturale, no? Qualcun altro offre di meno, perché di più non si può, perché di più magari la cosa è così sicuro che... Vabbè, se continuano l'infinito sono infiniti, ma mi sembra un po' circolare la cosa, no? C'è qualcosa che non torna, come facciamo a sapere che... Anche sapere che ci sono infiniti numeri primi non era così banale, abbiamo dato due dimostrazioni senza accorgere. Una è quella di Euclide, no? Si prendono i prodotti dei primi, no? Si aggiunge uno, no? Quello lì è il limite per il... L'altra è quella molto indiretta, no? Data da Eulero, però questa è per i numeri primi. I numeri primi generi, quanti sono? A me così che... Ora però non vi cruciate questo, no? Perché non solo io non lo so, sarebbe poco, ma nessun matematico, a meno che non sia un matto, no? Che vuol dire che lo sa e non lo vuole far sapere agli altri, no? E però allora è un po' fuori di testa, perché questo è uno dei grandi problemi. Sapere che ci sono infiniti numeri primi, gemelli, guardate, no? E questo non si sa. E allora forse, no? I primi gemelli, no? Potrebbero essere, allora uno potrebbe dire, la storia giù di uno dei primi gemelli, no? Metterlo tra parentesi e salvare il romanzo di Giordano. Ora però, se non sappiamo nemmeno se sono un numero finito oppure no, come facciamo a fare la somma degli inversi dei numeri primi gemelli? Non ci preoccupiamo. Perché i matematici fanno quello che si chiamano in genere dimostrazioni non costruttive. Ora non costruttivo non è come quando le madri dicono ai figli, ma tu non sei costruttivo, no? Vuol dire che insomma sei informatica, ti fa perché, no? Oppure perdi tempo, no? E così. Non costruttivo vuol dire che si ottiene qualche risultato, no? Senza però dare una prova evidente di questo risultato. C'è una dimostrazione indiretta. Per esempio, in quest'aula c'è una persona, no, che ha il massimo numero di capelli, al massimo pari con qualcun altro, questo è sicuro, no? Anche perché se ci fosse qualcuno, anche se ci fosse qualcuno comunque che ne avesse di più, si vedrebbe, andando a lavoreggiare, no? Ma se non ce n'è nessuno che ce l'ha infiniti, no? Sappiamo, se siete un numero finito, ciascuno ha il suo numero di capelli in testa, più di meno, vero, no? Però ce deve essere uno, no? In questo insieme finito, che ha il massimo numero di capelli. Non solo, anche uno che ha il minimo numero di capelli. Quindi questo è ovvio, no? Abbiamo dimostrato qualche cosa semplicemente basandosi sul fatto che ciascuno di voi ha un numero finito di capelli e che voi siete un insieme finito. Ma questa è una dimostrazione non costruita. E allora i matematici, con una dimostrazione un po' più interessante, no, di questa, hanno dimostrato, no, che benché non si sappia se i numeri primi gemelli sono finiti oppure no, si sa che i loro inversi hanno una somma finita. Oh, questo è interessante, no? Perché potrebbero essere anche infiniti, però c'è un limite su quanto la loro somma messa insieme, no, al questo inversi non può arrivare. Questa somma, che naturalmente non ricordo di ora perché non la uso proprio spesso, non nella vita, la mettiamo qua, no, anzi avrei dovuto lasciare uno spazio qui perché viene a finire qui. I primi gemelli fanno 8. Questo se l'avevo detto giusto, guarda qui, ho rovinato tutto. Primi gemelli, facciamo la somma degli inversi dei primi gemelli e otteniamo che cosa? Un numero che è circa 1,9. Questa si chiama la costante di Brunn, R-U-N-N, no? La cosa che scrive matematica. Cosa otteniamo? Ah, benché non sappiamo ovviamente che ci sono infiniti quadrati, no? Perché ogni numero ha il suo quadrato, no? Non sappiamo se ci sono infiniti numeri primi gemelli, ma sappiamo comunque che i numeri primi gemelli sono meno solitari che i quadrati. Allora non c'è modo per fare il romanzo di Giordano, deve cambiare il titolo, no, basta, anche al titolo. E questo è più o meno quello che volevo dirvi, no? Che il titolo era sbagliato, non avete mandato il libro, però perché voi non pensiate che queste cose non servono agli informatici, ma questo aiuta a raccontarci queste cose, qualcuno che domani non torna, dice lui, ma anche noi, no? Però io volevo leggere una mail
deficiente di personale, naturalmente, ma che fu mandato in rete il 30 ottobre 1993 da un signore che sembra che ci sia un fatto, in molti, e farete di forza, i processori numerici tempi, che restituiscono valori errati in certe divisioni. Questo è ovviamente in informatica, non c'era molto di artisti, con i processori, no? Della testa. E qui dice l'esempio, ad esempio, cosa che voi trovate quando ho ascoltato il processore, 1 diviso 824, 633, 702, 441, dice, ho provato a farlo e calcolato scorrettamente. Tutte le cifre significative oltre l'ottava sono sbagliate. Ora questo che cos'è? Questo è interessante perché questo è il numero primo, e se voi aggiungete qua 2, che è il minimo che si può, è un numero primo che fa parte di una coppia di numeri primi gemelli. Quindi, insomma, non è che anche in parlare di numeri primi o di numeri primi gemelli siano cose che non servono all'informatica. Naturalmente non tutti sono contenti di sapere queste cose, perché la Pentium naturalmente andò a controllare, ovviamente c'era un problema nel processore, lo ritirò, il 15 gennaio 1995, l'Intel annunciò che il rimpiazzamento del processore di Testoso ne sarebbe costato 20 miliardi di dollari. Quindi vedete che a volte, no, naturalmente è meno di quello che ha guadagnato Paolo Giordano scrivendo il suo romanzo, però anche con i numeri primi gemelli le cose possono essere. Bene, io non so se questo vi sia servito a qualche cosa nella vita, ma oggi sapete che se volete, quando la vostra fidanzata dice mi sento sola, dice quali, dice calcoliamo e andiamo a vedere se veramente è questo.